Bella per voi reclute e ben ritornati con questa decima puntata loquendistica di Vanquish in collaborazione con Bomber e l'Uomo Misterioso. Nella scorsa puntata i soldati ergastolanti non mollavano per niente, hanno fatto di tutto per volere la mia testa, ma questa volta gli faccio vedere io chi è il vero duro. Spero che apprezzate questo genere di format loquendistico esclusivamente con un po' di aiuto da parte di Bomber e anche l'Uomo Misterioso. In ballo ci saranno altre serie eloquendistiche fatte insieme a Bomber, per ora non vi elenco ancora i giochi che forse sono un po' troppi XDXDXDXD. Volendo posso aggiungere anche io una serie eloquendistica da fare completamente per conto mio, forse vorrei eloquendizzare Dark Souls, ma credo che è un gioco piuttosto complicato da eloquendizzare. In effetti, in Italia nessun eloquendista italiano ha eloquendizzato Dark Souls. Ho pensato anche io a una serie eloquendo di Crash, il problema è che ho paura di poter copiare alcune battute eloquendistiche di alcuni eloquendisti che stanno già portando la serie. So che le Eloquendo Chile ed Uno Eloquendo 93 stanno già portando la serie di Crash. Forse sto pensando di realizzare una serie eloquendo su Dragon Ball Xenoverse o un bel Assassin's Creed Syndicate o un bel po' di giochi da eloquendizzare, il punto è che ho il solito imbarazzo della scelta gagagagagaga. Porca minchia, i soldati ergastolanti ne arrivano ancora. Sembrano proprio disposti ad ergastolarci sul serio. Che se li ficcano nelle chiappe gli ergastoli. Cavoli, Locudendo Napoli 91, dovevi proprio parlare ora delle serie eloquendistiche fatte per conto tuo? Tipo Dark Souls o Crash o Assassin's Creed o altri giochi che possiedi? Vabbè, pensate a fermare sti bastardi. Scusa amico, è che volevo aggiornare il mio elenco delle serie loquendo da realizzare nel mio canale. E porca minchia soldati ergastolanti di merda, fatemi concludere almeno il mio discorso. Dicevo, dunque, non so se forse farò una serie loquendo anche su Dragon Ball Xenoverse, visto che anche quello in Italia è stato poco loquendizzato. Non sarebbe una pessima idea dopo tutto, porca troia, avete rotto il cazzo soldati ergastolanti, morite tutto bastardi, avete la mamma troia, si vede che le vostre madri vi hanno partorito dal culo invece che nella loro vagina. Agagagagagagaga sono uno sporcaccione agagagagaga. Quasi quasi mi faccio pena da solo per questa battuta riferita al sesso che ho fatto. Vabbè, ma la cosa più importante è la salute, vero come un ragazzo che non riesce a bombarsi una ragazza. Che palle, esperienza terribile, solo seghe su Pornhub. Che vita di merda. E intanto si... E ho sbloccato un altro obiettivo. Anche se su Xbox 360 o Xbox One il platino non esiste, mentre su PS4 e PS3 sì. Ma comunque chi se ne frega, almeno c'è il 100% degli obiettivi Xbox. Adesso omino di merda, inizia a tremare, a mare di manda ad affogare. Beccati questa tripla rima gagagagagaga. Ma porca minchia, nemmeno il tempo di gioire per aver sbloccato un obiettivo Xbox e subito i soldati ergastolanti pronti a rovinarti la gioia. L'avete voluta voi brutti stronzi. Ora assaggerete la potente ira di tutti i loquendisti. Loquendo Italia, maestro di tutti i loquendisti, dammi la tua forza per vendicare la gente di San Francisco ergastolata da quel minchione dell'omino. Trat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 a. Morite stronzi, facciamo un poco di rifornimenti va, in certi casi non si può mai sapere, semmai dovrò fare un'altra sparatoria contro i soldati ergastolanti. Che vergogna! Loquendo Napoli 91, che si vanta per l'ennesima volta per aver sbloccato un obiettivo del cazzo. Io gli darei l'ergastolo. Muaa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 
dubitare della Corte Suprema Ergastolante. Ma vaffanculo, omino di merda, per sentire le tue stronzate sono morto di nuovo. Ma intanto sì, e ho sbloccato un altro cazzutissimo obiettivo. Alla facciazza tua, omino, che porti sfiga. Dai che raggiungiamo il 100% degli obiettivi, dai. E tu, omino di merda, vai a infilarti un mouse nel culo. Che vergogna. Loquendo Napoli 91 che vuole farmi infilare un mouse nel culo. Io gli darei l'ergastolo. Comunque anche in questa puntata loquendistica sei morto e ci godo anche. In questo caso, ergastolazione compiuta.
Muaa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 a
stato. Ma come cazzo è possibile? Sono morto per la seconda volta, noo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 
Sto veramente iniziando a incazzarmi adesso. Va già fanucul tanta tut quant. Culla manto mine merda. Che goduria. Sei morto e ci godo per la seconda volta. Che schiappa. Ergastolato per la seconda volta. Dai che non c'è due senza tre. Ma come sono cattivo. Mi faccio paura persino da solo. Ora basta. Modalità incazzatura a oltre 8000. Si vede proprio che sono proprio fissato con Dragon Ball Gagagagaga. Comunque, modalità spaccaculi attivata. Vi inculo tutti. Come vi siete permessi di uccidermi due volte? Ora la mia ira è più grande, adesso vi potete. Fate fuoco, fate fuoco, fate fuoco, uccidete a quel fagito di merda, tanto è morto per due volte. Come detto dal nostro cato Mino, non che due senza tre. Agli ordini capo, faremo fuori per la terza volta a questo culione. Arrondite figlio di bagassa, ormai sei fottuto. Porca puttana, non voglio di nuovo restarci secco per la terza volta. Che palle, avete proprio la mamma che sa succhiare cazzi a tradimento. Vi spappolo quel cervello che dentro ci sono i criceti, vi rompo il culo merdace. Attenzione, il soldato anti-ergastolatore non muoia, mandate altri rinforzi. Estate allerta, attenti ai suoi proiettili anti-ergastolanti. Tra poco verrei ergastolato per la terza volta, me lo sento, fagito di merda. Ma fottiti gufo del cazzo. Di certo non sarò così stupido da morire per la terza volta consecutiva. Vedrai che ce la farò, che in culo ve lo metterò. Soldati ergastolanti di sta ceppa di minchia. Baffanculo. Grandissimi gufi del cazzo. Mi avete scassato le palle, adesso spacco i culi a chiunque mi ritrovo davanti. Prendete questo brutti stronzi, nessuno osa affrontare il grande eloquendo Napoli 91, vendicherò la gente di San Francisco. Non mi avrete mai, né vivo e né morto. Mangiatevi sto missile a forma di dildo esplosivo volante, così morirete di piacere. Ne volete ancora pezzi di merda? Forza, fatevi avanti. Chi è il prossimo? Vi spacco il culo. Triple goduria. Sei stato ergastolato per la terza volta. Triplo ergastolo, in poche parole, l'ergastolo della tripletta. Ma quanta cazzi mo in questa rissata. Porca mignottona zoccolona. Omino di merda, gli ergastoli ficcateli tutti quanti su per il culo. Dopo che mi sono sbarazzato dei tuoi soldati ergastolanti spacco la faccia di cazzo a te, stronzo. E che cazzo. Qui rischio di nuovo di crepare come un coglione per la quarta volta. Basta. Adesso smitraglio tutti. Non se la farai mai, curionazzo. Ora ti uccidiamo per la quarta volta. Sono morto. Tranquilli, si pensò a sistemare a questo fagito di merda. Adesso crepa brutto maledetto fagito. Fagito, fagito e ancora fagito. Tu sei solo un fagito di merda. Se mi dai ancora del fallito smitraglio anche te, brutto stronzo. Morite bastardi. Ma quanto cazzo ne siete? Ma porca minchia, la fila da scopare dovrà ancora aspettare. Altra rima fatta da me a gagagagagaga. Che vergogna. Il protagonista di questo gioco pensa sempre alla figa. Io gli darei l'ergastolo. Granata. Prendete questa e ficcatevela nel buco del culo. E tuo mino di merda, che ci trovi di male nel soddisfare la propria voglia di un rapporto erotico. Porca minchia, sono circondato da idioti come te, ma fottiti. Tu continui a provocarmi e a insultarmi che prima o poi ci incontreremo di nuovo. Questa volta non sarai così fortunato come nel nostro primo scontro.
me la pagherai pezzente. Questa volta ti ergastolo definitivamente. Ma che bello, che bello, che bello. Come arma posso usare anche il lanciadischi, manco fosse il cerchio magico di Krillin. Beh, questa è un'altra storia. Il cerchio magico di Krillin poi non serve a un cazzo. E tuo mino di merda, quella sconfitta ti brucia ancora e... Aga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 . Ci godo, in quello scontro ho vinto io, quindi loquendisti 1, ergastolatori 0. Adesso intanto muori brutto soldato ergastolante delle mie palle. Tratatatata. Tratatatata. Attenzione, il soldato anti-ergastolante non muoia, mandate altre forze ergastolanti per fermarlo. Ripeto, non possiamo perdere tempo con questo figlio di puttana, mandate altre forze ergastolanti per fermarlo. Minchia omino di merda, ma quanti soldati ergastolanti hai assoldato? Ma che sei più ricco di un pattone? Mistero della fede, non lo saprai mai. Devono mettermi come nuovo manager di Mistero, programma di Italia 1. Beh, mi sa che quel programma fino ad oggi non esiste più. Comunque ti meriti l'ergastolo per esserti intromesso nei miei affari. Tanto me ne sbatto le palle dei tuoi soldati ergastolanti. Vedrai che li faccio fuori ad uno a uno. E dopo sarà il tuo turno, quindi preparati che vengo a infilarti il mio fucile diritto nel tuo culo schifoso. Porca minchia, ma certo che fate di tutto per volermi la mia testa. Beh, ma adesso ho preparato in serbo una bella supposta atomica tutto per voi. Boom, colpito e affondato. Peccato che non stiamo giocando a battaglia navale XDXDXDXD. Ma porca mignottona zoccolona, siete peggio dei vecchi a Napoli che giocano a tombola a Natale e nessuno sa chi ha fatto tombola o cinquina. Ora vi apro come un tubo fognario, ve spacca fac, che la fac cazz cat nit strunz. Che vergogna! Loquendo Napoli 91 che vuole aprire i miei soldati ergastolanti come dei tubi fognari. Io gli darei l'ergastolo! E se sei morto per la terza volta, chissà se ci sarà la quarta volta. Spero di sì, così godo il quadruplo. Ma come sono cazzuto con questa rissata? Cattivissimo me mi fa una sega. Adesso imito un poco Solid Snake, quando si nasconde per colpire i nemici di nascosto. Trat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 
non stai zitto per qualche minuto, le pallottole te le ficco in bocca anche a te. Ma che cazzo fate? Prendete che il fagito di merda, non possiamo farsi cogliere impreparati da che il fagito. Fagito, fagito e ancora fagito. Ma quanti se ne sono di questi soldati ergastolanti del cazzo? Sterco raro, non li hai ancora finiti a quei figli di puttana? Ci sto provando, ma sono più resistenti del mio cazzo in piena notte in prima mattina e non vuole ammosciarsi manco per scherzo. Agagagagagagaga, battuta random verso il riferimento al sesso. Razzi nel culo e prepariamoci ad ammazzare questo soldato ergastolante che non vuole morire. Ma che palle, quanto cazzo ci metti a morire? Dai, non voglio perdere tempo, che verso il 13 novembre uscirà Spiro, non voglio perdermi quel draghetto, mi ha reso una infanzia più allegra. E minchia se dico che mi ha reso una infanzia più allegra. Sì, e finalmente sei morto, porca minchia, ho sudato camicie, maglie, t-shirt, giubbini e anche un poco di canottiere. Sembrava che non voleva morire mai, ma cazzo se ce l'ho fatta. Adesso proseguiamo verso la nostra avventura loquendistica. Ma porca minchia, c'hai ne un altro soldato ergastolante da abbattere. E che cazzo? Finiamolo sparando all'impazzata. Trat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 a. Non sono Rambo ma chi se ne frega. Però con l'armatura sembro l'imitazione di Iron Man agagagagaga. E atterra l'altro robottone gigante. Ragazzi, e anche questa puntata loquendistica di Vanquish in collaborazione con Bomber e l'uomo misterioso finisce qui. Se vi sta apprezzando questa serie, loquendo, lasciate un bel like, un bel commento e una condivisione per aiutarmi a promuovere il canale. Un saluto dal vostro Loquendo Napoli 91, alla prossima.